Il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, ospite negli studi di Napoli del nostro TG News, difende le misure di sostegno all'intermodalità, mare bonus e ferro bonus, incentivi necessari per la sostenibilità. Sarà Grimaldi Euromed con la moderna Ropax Catania ad operare dal 23 settembre sulla linea Civitavecchia Arbatax Cagliari. Emanuele Grimaldi, assicuriamo ai sardi il diritto alla mobilità. Domani dalle 11.30 a Roma, consiglio direttivo di Alis. All'ordine del giorno il bilancio del Rochow e annuncio dei nuovi prossimi eventi in programma. L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Roma, socio onorario di Alis. Guido Grimaldi, sempre più in prima linea nel promuovere la formazione giovanile. Borse mondiali in profondo rosso per la bolla immobiliare in Cina, a meno 87% da inizio anno per il colosso Evergrande. Piazza Affari cede oltre il 2%. Buonasera. Lunedì nero per le borse mondiali, in forte ribasso oggi a causa della crisi di liquidità del colosso cinese dell'immobiliare Evergrande, che rischia il default visto che da inizio anno ha già perso oltre l'80% del proprio valore patrimoniale. Un evento questo che sta mettendo a dura prova il mondo economico cinese. Il forte ribasso di oggi che a Piazza Affari si è concretizzato con l'indice che ha perso oltre il 2% in linea con i listini europei ed orientali è dovuto anche alla preoccupazione che hanno i mercati per le prossime mosse delle banche centrali. Ma veniamo ora al mondo dei trasporti e della logistica. Sarà Grimaldi Euromed ad operare nei prossimi 6 mesi e a partire dal 23 settembre la rotta in convenzione pubblica Civitavecchia Arbatax Cagliari. Sul collegamento sarà impiegata con frequenza trisettimanale la Ropax Catania, unità con capacità merci pari a 2.250 metri lineari di carico rotabile, 170 auto e 800 passeggeri. Con i nostri collegamenti, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo armatoriale, facciamo della continuità territoriale non solo uno slogan, ma una realtà, assicurando ai sardi il diritto alla mobilità e creando sempre più possibilità per gli operatori economici dell'isola. Oggi abbiamo nostro ospite in studio il vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato, che con Roberto D'Antonio approfondirà temi di primaria importanza per il mondo dei trasporti e della logistica. Presidente Rosato, allora, benvenuto anche negli studi di Napoli, dopo essere stato nostro ospite a Roma, anche grazie, ospite del TG. Lei è di Trieste, però fondamentalmente, insomma, i finanziamenti del PNRR, per i primi progetti, sono andati proprio tutti ai porti del centro-nord. Si dice tanto gli investimenti al sud, che è successo? 270 milioni solo per il centro-nord come primo atto? Diciamo che sono andati sui porti e sui progetti cantierabili immediatamente. Io penso che comunque la logistica, se ha un senso e se questo termine va utilizzato in maniera propria in questo paese, funziona solo se noi riusciamo a strutturare tutto il paese. Noi abbiamo bisogno di un sistema diffuso di logistica, perché la logistica consente di essere competitive alle nostre imprese. Quindi il porto di Napoli in questo è strategico. Ecco, anche perché, insomma, oltre alle ascelle d'Italia, insomma, le piattaforme portuali, che sono Genova e Trieste, le piattaforme portuali del Mediterraneo devono essere sviluppate, insomma sono proprio quelle del centro-sud, credo. Assolutamente, diciamo che il porto di Gioia Tauro, dopo la fine di 5 anni di commissariamento, adesso con una buona presidenza sta partendo. Il porto di Napoli, diciamo Napoli per intendere il porto della Campania, ha una grandissima potenzialità, perché il porto di Napoli non ha solo la posizione strategica anche per le connessioni con gli Stati Uniti e l'estremo Oriente, ma anche un mercato che è costruito dalle imprese che stanno in Campania, che sono imprese importanti che vivono anche grazie a una maggior competitività delle infrastrutture. Quindi su questo porto, su questa regione, bisogna investire molto in logistica e in portualità. Ecco, quindi anche Salerno con la retroportualità, insomma, tutti i principali scali. Senta, ma l'attività del governo è molto ovviamente centrata su quella che è la sostenibilità. Bene, come mi spiega che delle misure proprio adatte a quella che è l'intermodalità sostenibile, come possono essere gli incentivi di mare bonus e ferro bonus, invece di essere appunto incentivate, si parla di ridurle?
No, non bisogna ridurle, bisogna tenerle, conservarle, soprattutto questi sono strumenti che diminuiscono l'impatto dell'inquinamento e quindi non possiamo farne a meno. Certo, bisogna gestire bene le risorse pubbliche, questo è un tema, io credo che questi strumenti siano stati gestiti bene perché le autostrade del mare hanno ridotto di notevolmente il traffico sulle nostre autostrade, quelle invece di terra, e quindi questi strumenti vanno potenziati. Così come va potenziato l'incentivo all'utilizzo del treno dal punto di vista della mobilità. Ecco, c'è un poco di difficoltà in una cabina di regia chiamata a gestire una mole di denaro inusuale, quindi forse anche, diciamo, iniziative, incentivi come questi magari sono presi sotto gamba. Guardi, noi dobbiamo spendere da qui al 2026 ogni giorno 100 milioni di euro pensando solo alle risorse del PNRR, poi ci sono tutte le altre. Spendere tanti soldi non è semplice, perché vanno spesi bene e perché bisogna aumentare la capacità di spesa del paese, che è una capacità di spesa abbastanza ridotta, soprattutto, bisogna dirlo, in alcune amministrazioni pubbliche, regioni, comuni, non tutti sono attrezzati bene per spendere le risorse. Quindi, diciamo, la scelta dei progetti da potenziare è una scelta importante. È stato fatto un progetto con l'Europa che appunto si chiama PNRR, va integrato con le politiche quotidiane che il governo mette in campo. In questo gli incentivi per l'utilizzo del mare e della rotaia vanno sostenuti fino in fondo. Io la ringrazio, lei ovviamente è impegnato in campagna elettorale, una battuta solo al volo. Ecco, teme che questa campagna elettorale possa inasprire oltre quello che già è il clima, diciamo, all'interno del governo, dove, insomma, lo si sa, insomma, convivono forze che in realtà si respingono spesso. Ma vede, c'è un po' di confusione mediatica, però il Consiglio dei Ministri è il luogo della pace. I provvedimenti che porta Draghi non hanno mai un intoppo. C'è una questione che la comunicazione, dove Letta e Salvini si autolegittimano a vicenda attaccandosi tutto il giorno, e c'è il merito. E il merito è che Draghi porta avanti le cose che servono a questo paese. Quindi non sono preoccupato per gli effetti della campagna elettorale, sono molto ottimista sul futuro dell'Italia. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Passiamo alle altre notizie. Domattina si terrà a Roma il consiglio direttivo di ALIS. All'ordine del giorno il bilancio del Roadshow 2021 e l'annuncio dei nuovi prossimi eventi in programma. Intanto oggi c'è stato l'annuncio dell'ingresso di un nuovo socio onorario nella nostra associazione. Si tratta dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Roma, che oggi è anche polo tecnico professionale Einaudi 4.0 per il turismo e l'economia del mare. ALIS, ha dichiarato il presidente Guido Grimaldi, è sempre più in prima linea nel promuovere con convinzione la formazione giovanile anche in ottica di incremento dei livelli occupazionali, come testimoniano le iniziative, i progetti e le collaborazioni che la nostra associazione porta avanti con scuole, ITS, università e centri di ricerca. Siamo convinti, ha aggiunto il presidente di ALIS, che sempre più giovani avranno la possibilità di accrescere le proprie competenze tecniche, digitali linguistiche e di trovarsi così ancor più pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Restiamo nel mondo di ALIS e ascoltiamo l'intervista di Alessandro Milone a Matteo Arcese, amministratore delegato dell'omonimo gruppo, su temi di assoluta attualità quali la mancanza di figure professionali per il trasporto su gomma e la politica di incentivi del governo per l'intermodalità sostenibile. Presidente, aziende di autotrasporto e associazioni appunto come ALIS lamentano una forte mancanza di figure professionali nel mondo del trasporto e della logistica, in particolare degli autisti. Quali sono le iniziative più concrete che le aziende richiedono alle istituzioni per risolvere questo problema? Diciamo che le iniziative, data l'importanza carenza che esiste a livello internazionale, le iniziative devono essere molteplici e sicuramente quella di rendere più appetibile questa professionalità, quindi incentivare i giovani ad accedere a questa professionalità e poi sicuramente l'intermodalità che servirebbe per recuperare risorse soprattutto sul corto raggio.
Ecco, da questo punto di vista l'intermodalità, oltre a consentire un trasporto, una logistica più sostenibile, diciamo, andrebbero anche a colmare questo evidente gap che le aziende di trasporto stanno soffrendo. Ecco, da questo punto di vista non sarebbe un po' un controsenso anche in questo periodo, alla luce dello sforzo che l'Unione Europea sta facendo sul tema della sostenibilità, pensare a una contrazione o una riduzione degli incentivi come mare bonus e ferro bonus? Assolutamente sì, questa è una delle battaglie che Alice, in particolare il Presidente Grimaldi, ha sempre cercato di portare all'attenzione della Comunità Europea. Sarebbe veramente un controsenso nella direzione di aumento del trasporto intermodale, quella di andare a diminuire le risorse in questo senso. Veniamo ora alla giornata politica. La decisione del Consiglio dei Ministri di estendere l'obbligo di Green Pass a tutto il mondo del lavoro ha dato un'ulteriore spinta alla campagna di immunizzazione italiana. I primi segnali di ripartenza si sono registrati già lo scorso weekend con il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che ha parlato di un aumento del 35% delle vaccinazioni e di una crescita delle prenotazioni dal 20 al 40%. Il Green Pass rimane quindi sempre al centro dell'agenda politica italiana, anche se le prossime elezioni politiche e amministrative stanno cominciando ad influenzare non poco l'attività del governo. Avanti con il Green Pass, strumento di libertà e ripresa economica. È Giancarlo Giorgetti a suonare la carica, difendendo l'estensione del certificato vaccinale e marcando una differenza di toni da Matteo Salvini. Le decisioni difficili assunte dal governo, come l'obbligo del Green Pass sul lavoro, sono volte a non limitare la libertà, ma ad aumentarla, assicura il ministro leghista all'apertura del Salone Internazionale delle Calzature, che torna in presenza a Milano. Il segretario della Lega finisce anche sotto il tiro dei rivali che cercano di allargare la fessura delle divisioni interne. Del resto, nel Carroccio nessuno nega che il clima sia teso in attesa delle elezioni amministrative. Una situazione che, anche se in forma diversa e più lieve, è presente anche nel centro-sinistra. Romano Prodi, parlando del PD, ha detto infatti: il programma attuale è un po' troppo ristretto, ora bisogna coinvolgere la gente. Letta, che dice di aver accolto le parole del professore, è impegnato anche in uno scontro a distanza con il segretario della Lega. Salvini insegue la Meloni e si mette all'opposizione di fatto e rimarca che la Lega stessa non lo segue, non solo il governo. I due segretari battibeccano pure sui manifestanti ai rispettivi comizi. Salvini mostra le foto delle sedie vuote a Cosenza da Idem rispetto ai tanti in piedi riuniti per lui nel Veronese. L'ex premier ribatte. La Lega ricorre a Photoshop. C'è anche un allarme per quanto riguarda il Green Pass, sempre più diffuso in Italia e all'estero, il mercato nero dei certificati verdi. Cresce il mercato nero dei Green Pass falsi, un'industria che si espande di pari passo all'avanzare delle restrizioni dei governi. In un mese si è duplicato il numero dei venditori su Telegram, una piattaforma tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine anche per la propaganda Novax. Il raggio d'azione si è esteso a 29 paesi, tra questi c'è l'Italia. I prezzi variano da 85 a 200 dollari per ogni certificato. Negli Stati Uniti il prezzo è raddoppiato dopo l'obbligo vaccinale imposto dal presidente Joe Biden ad alcune categorie. A dare una aggiornamento sulla situazione è la società di sicurezza Checkpoint Research, che monitora da un anno il fenomeno. Prima si è manifestato sul dark web e ora è migrato su Telegram, una piattaforma che attrae i venditori per il suo anonimato, la sua portata e la sua potenza, spiega Oded Vanunu di Checkpoint Software. Ci aspettiamo, aggiunge, che questo mercato nero continuerà a crescere man mano che verranno introdotte altre politiche che richiedono l'accertamento del vaccino. Il 10 agosto scorso la società di sicurezza ha scoperto circa 1000 venditori falsi di Green Pass su Telegram, ora ne ha individuati 10.000, segnalando dunque un aumento di 10 volte e di conseguenza aumentano anche gli abbonati ai gruppi di acquirenti. Veniamo al fronte dei vaccini. Sono iniziate oggi le somministrazioni della terza dose. I primi a riceverla saranno 3 milioni di cittadini immunodepressi, come i trapiantati e i malati oncologici. La dose aggiuntiva dovrà essere somministrata da almeno 28 giorni dalla seconda. Sempre oggi le aziende Pfizer e BioNTech hanno comunicato che il loro vaccino risulta ben tollerato, producendo una robusta risposta immunitaria nei bambini tra i 5 e gli 11 anni. E mentre l'Istituto Superiore della Sanità ha confermato l'efficacia della campagna vaccinale nella lotta contro il Covid, resta intanto alta l'attenzione, anche alla luce della riapertura delle scuole, sulla diffusione del virus tra i più giovani.
Fasce di età più giovani sorvegliate speciali dagli esperti, con 17.312 nuovi casi nelle ultime due settimane, contro i 22.843 delle due settimane precedenti nella fascia 0-19 anni, di cui poco più del 50% resta sempre tra gli under 12, sebbene il dato non sia consolidato, e una forte diminuzione dell'incidenza 12-19 anni, con un rallentamento della crescita dell'incidenza degli over 20 a partire da inizio agosto, secondo il focus età scolare dell'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre l'IS ha registrato un leggero aumento dei casi negli operatori sanitari da inizio luglio, ma stabilmente sotto 0.02% da inizio febbraio. Per quanto riguarda gli indicatori di rischio, la Calabria resta bianca dopo la verifica dei dati aggiornati della cabina di regia. Per la campagna vaccinale si parla di effetto Green Pass con più 35% solo sabato rispetto al dato della settimana precedente, secondo i dati della struttura del commissario Figliuolo. A livello nazionale, oltre il 75% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo, quasi 41 milioni di italiani. I dati dell'efficacia dei vaccini sono ribaditi poi dall'IS, forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate. La pandemia ha impattato sulle abitudini di mobilità degli italiani. Il 33% dei cittadini ha cambiato le proprie preferenze in termini di frequenza, orario e tipologia di mezzo. Secondo una ricerca di Octo e The European House Ambrosetti, nel post-Covid le auto private e lo spostamento a piedi saranno le soluzioni maggiormente utilizzate. L'Italia è il secondo paese europeo per tasso di motorizzazione con l'automobile, che da sola vale l'80% del traffico totale dei passeggeri. Inoltre, l'aumento della densità abitativa nei centri urbani pone sfide sempre maggiori per l'ecosistema e si rende dunque necessario, si legge nel report, creare un nuovo modello di mobilità basato sull'intermodalità, sulla micromobilità urbana e su forme di utilizzo dei mezzi di trasporto sempre più innovativi. Ma cambiamo argomento. È quasi certo che in primavera saremo chiamati alle urne per un nuovo referendum, quello su una maggiore liberalizzazione dell'uso della cannabis, per il quale il comitato referendario ha annunciato il raggiungimento del quorum di 500.000 firme. A una settimana precisa dal lancio, la raccolta firme per il referendum sulla cannabis raggiunge quota 500.000, la cifra limite che permetterà al quesito di andare al voto nella primavera del 2022. Un risultato straordinario, commentano soddisfatti Emma Bonino e i promotori del quesito, che per la prima volta ha potuto sfruttare le modalità online raccogliendo l'apprezzamento dei cittadini, soprattutto dei più giovani, che rappresentano nella fascia dei 18 ai 25 anni la metà dei votanti. Un successo che è andato ben oltre le previsioni dei promotori, e tutti invitano a non fermarsi, sottolineando come sia assolutamente necessario mettere in sicurezza il quesito con un numero di firme, almeno un altro 15%, che non permetta incidenti o contestazioni. L'impressionante adesione dei cittadini non poteva non aprire un dibattito politico su una riforma che i radicali portano avanti da quasi 30 anni e che è comune in diverse aree del mondo. Il tema della legalizzazione della cannabis è all'interno dell'agenda dei partiti progressisti da anni e anni, ma la via parlamentare non ha portato alcun frutto e l'Italia rimane uno dei paesi al mondo con la percentuale più alta di carcerati per reati connessi agli stupefacenti. Ammontano a 20 milioni di euro i ristori per gli operatori dei terminal portuali. L'obiettivo del decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini è sostenere il settore per lo sbarco e imbarco di persone, oltre che salvaguardare i livelli occupazionali e l'efficienza del trasporto marittimo. Le imprese di gestione, che hanno registrato una perdita di ricavi rispetto alla media dello stesso periodo del biennio precedente, potranno accedere al fondo presentando la richiesta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Una serie di progetti per migliorare la rete ferroviaria greca, che includano collegamenti con i 6 principali porti del paese. Ad annunciarlo il ministro greco delle Infrastrutture e dei Trasporti, Kostas Karamanlis. Per un totale di 3,3 miliardi di euro, il programma di interventi riguarderà gli scali di Salonicco, Patrasso, Lavrio, Rafina, Kavala e Alexandropolis. L'obiettivo strategico, ha dichiarato il ministro, è trasformare il nostro paese in un hub del sud-est Europa. Con lo sviluppo della nuova ferrovia, ha continuato, il corridoio marittimo che collega i mercati asiatici con il Pireo può essere esteso a un corridoio di trasporto terrestre nell'Europa centrale.
In chiusura del nostro telegiornale, un servizio che riguarda una nuova applicazione lanciata da Microsoft, volta a rendere più sicuri i processi di autenticazione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento come di consueto domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Dal banale 1, 2, 3, 4, 5, 6 al nome del cane, alla data di nascita o di un anniversario, il mondo delle password, molto spesso grazie alla loro prevedibilità, è sotto attacco costante, tanto che le ultime ricerche parlano di una media di 579 tentativi di furto di credenziali ogni secondo, 18 miliardi all'anno. E sempre più aziende lavorano sulla doppia autenticazione, ma anche sul riconoscimento biometrico, ovvero lo sblocco di un dispositivo basandosi sulla unicità degli elementi del corpo umano. Ora Microsoft fa di fatto un passo oltre, eliminando proprio la necessità di ricordarsi le password. L'azienda di Redmond ha infatti esteso a tutti i suoi utenti l'applicazione Authenticator, lanciata lo scorso marzo solo per gli utenti business. Si tratta di un'app che, una volta scaricata, cancella in automatico le varie password salvate sul profilo Microsoft. Se si vuole accedere, invia al numero di cellulare registrato o all'indirizzo mail un codice temporaneo da inserire in fase di autenticazione. Un buon modo per liberarsi della necessità di doversi ricordare decine di parole chiave o peggio di tenerle memorizzate su pezzi di carta o note sul telefonino non protette. Il meccanismo entra in funzione quando Authenticator rileva un'attività di login da un nuovo dispositivo o da una parte del mondo non conforme alle località solite.